Va a sbattere. Grazie, grazie moltissimo, buongiorno a tutti, ringrazio davvero molto per l'invito a questa importante manifestazione. Il senso della relazione che svolgerò adesso è quello di restituire il lavoro che è stato compiuto in questi anni e qualche elemento di riflessione su quello che può ancora essere fatto in futuro. Le tre domande parto da qui per provare a raccontarvi in che modo noi abbiamo cercato di costruire un patrimonio di conoscenze che potesse essere utile all'intervento e alla prevenzione. Le più frequenti domande quando abbiamo un'esposizione di tipo ambientale è conoscere se c'è una relazione di tipo causale con degli effetti sanitari. Questo è un sistema che ci consente di mettere in campo delle azioni di prevenzione primaria, ovvero di rimozione del fattore di rischio per limitare o annullare gli effetti sanitari. La seconda domanda è se c'è un impatto sanitario e di che tipo, ovvero quanti sono i casi attribuibili all'esposizione. Questo ci consente di definire delle procedure di gestione del rischio. Conoscere il carico di malattia di una popolazione attribuibile all'esposizione è quello che invece ci serve per orientare la sorveglianza sanitaria e l'organizzazione dei servizi sanitari. Quello che abbiamo visto a Taranto, il siderurgico comincia la sua attività nel 1965, è che le evidenze sugli effetti avversi sulla salute umana cominciano a essere segnalati già dal 1992, il primo rapporto della ASL di Taranto su criticità nel profilo di salute della popolazione. Per tanti anni vengono prodotte una serie di evidenze che, sempre di carattere descrittivo, delineano un quadro di salute deteriorata nella popolazione di Taranto, nella provincia, ma soprattutto nel comune. Ma in realtà è solo quando cominciamo ad avere la disponibilità di dati ambientali che le due cose vengono messe insieme e si comincia ad avere gli strumenti per intervenire sulle esposizioni ambientali, quindi nascono le leggi, nascono le procedure e nascono anche i processi. Esiste un'associazione causale. Che cosa abbiamo fatto per provare se esiste un'associazione tra le esposizioni industriali che provengono dal siderurgico e la salute della popolazione di Taranto? Noi non dovevamo dimostrare che l'inquinamento atmosferico determina effetti negativi sulla salute. Questo, ci sono tantissimi studi che lo dimostrano. Il particolato atmosferico è stato definito cancerogeno sicuro per la salute umana. Dovevamo dimostrare però che a Taranto le esposizioni che vengono generate da quell'impianto fossero responsabili di un effetto sanitario. E quindi l'abbiamo fatto con uno studio di coorte. Abbiamo quindi raccolto tutte le informazioni ambientali attraverso una modellistica che ci consente di seguire il destino degli inquinanti dai camini fino alla ricaduta al suolo. Abbiamo raccolto la storia di tutti i residenti dell'area che è costituita dai comuni di Taranto, Statte e Massafra. Abbiamo raccolto le loro informazioni sanitarie, ma anche le loro informazioni sulla loro professione. Abbiamo messo insieme la concentrazione, cioè a quanto inquinante fosse esposta questa popolazione, per capire se ci fosse una relazione con il quadro sanitario. Questa è per l'appunto l'area in studio. Abbiamo seguito tutti e 321.000 i soggetti residenti nei tre comuni in un periodo compreso tra il 1998 e il 2013. L'esposizione è stata ricostruita dall'inizio dell'attività dell'azienda, dal 1965. Sono stati scelti come inquinanti traccianti del complesso delle emissioni del siderurgico il particolato atmosferico e l'SO2. Abbiamo anche ricostruito la condizione socio-economica della popolazione a livello di sezione di censimento, perché sapete che questo è un elemento che è associato ad effetti sanitari. Per la stima dell'esposizione sono stati utilizzati dei modelli di dispersione messi a punto da ARPA Puglia e sostanzialmente è stata anche ricostruita la storia residenziale di ogni soggetto per ciascun anno dello studio, e a ogni soggetto è stato attribuito per ciascun anno un livello di esposizione.
L'esposizione per il passato è stata ricostruita con la conoscenza dei dati produttivi e di emissione della fabbrica, e quindi questa è l'esposizione media che ogni soggetto della corte ha sperimentato nel periodo in studio. Questo è il particolato atmosferico. Senza soffermarmi sul modello, quello che mi interessa è che sappiate che la stima dell'esposizione viene ricostruita considerando, quindi al netto di altre variabili come possono essere la posizione socio-economica e la categoria lavorativa. Gli esiti sanitari esplorati erano la mortalità, i ricoveri ospedalieri e l'incidenza dei tumori. E questi sono i risultati. I risultati sulla mortalità dimostrano che l'esposizione al particolato e all'SO2 è associata ad un aumento della mortalità per tutte le cause di morte, per tumori maligni, in particolare per tumore del polmone, per le malattie cardiovascolari e alle malattie renali. Un altro elemento di interesse è che quando noi andiamo a studiare in quale epoca si è determinato l'effetto, vediamo che, come ci aspettavamo, in particolare per i tumori, gli effetti più importanti sono concentrati negli anni più remoti dell'esposizione, quindi tra 30 e 35 anni dall'inizio dell'esposizione, ma ci sono effetti anche nell'epoca più recente, compresa tra 0 e 5 anni dall'inizio dell'esposizione. Se andiamo ad esplorare l'associazione con l'incidenza dei tumori, troviamo che anche in questo caso abbiamo un effetto, lo vediamo su tutti i tumori, lo vediamo sul tumore del polmone, per il PM10 lo vediamo sul tumore della mammella e sul tumore del rene. Per provare a tenere in considerazione lo specifico della popolazione tarantina, poi, è stato fatto uno studio che si chiama Difference in Difference, che studia la relazione tra le variazioni dell'inquinamento atmosferico e le variazioni dei tassi di mortalità. Il particolato di cui stiamo parlando è quello specificamente di origine industriale, e quello che si vede nel periodo 2008-2014, in particolare per i quartieri Tamburi e Isola Borgo, è che all'aumentare del particolato c'è una variazione positiva, aumentano i tassi di mortalità; al diminuire del particolato c'è una variazione negativa dei tassi di mortalità, e che questa relazione si osserva soltanto a Tamburi e nel quartiere Isola Borgo, ma non negli altri quartieri, cioè un'associazione tra l'andamento del particolato di origine industriale e l'andamento dei tassi di mortalità, e questo effetto è più evidente sulle malattie respiratorie. Quindi, in conclusione, lo studio di corte ci dice che gli inquinanti traccianti delle emissioni del siderurgico sono associati ad esiti negativi per la salute nella popolazione di Taranto, Massafra e Statte, e che le malattie interessate sono essenzialmente il tumore del polmone, le malattie cardiache e respiratorie, che gli effetti sono dovuti ad esposizioni recenti o molto lontane nel passato, e che i risultati con questa metodologia evidenziano una relazione stretta tra l'andamento della produzione, l'andamento del particolato atmosferico di origine industriale e i tassi di mortalità. Dal nostro punto di vista, questo tipo di impostazione ci consente di dire che l'associazione che noi abbiamo trovato tra contaminazione ambientale di origine industriale proveniente dal siderurgico e le malattie osservate è di tipo causale, e che una diminuzione delle concentrazioni ambientali delle sostanze inquinate si osserva un guadagno immediato per la salute. Ma il tema rimane quello del carico di malattia e dell'impatto sanitario, anche per raccogliere le osservazioni che sono state svolte nella relazione precedente. Siamo in un contesto di autorizzazioni integrate ambientali, vogliamo conoscere se i livelli attuali delle esposizioni, progressi e futuri, sono in condizione di determinare ancora un rischio sanitario, a prescindere da quelli che sono i limiti normativi che sono imposti per gli inquinanti. E quindi, nell'ambito di un progetto nazionale multicentrico, abbiamo realizzato uno studio di valutazione integrata di impatto ambiente e salute, il cui obiettivo nell'ambito del progetto era offrire un'ulteriore metodologia alla procedura che noi, come sapete, utilizziamo in Regione Puglia, che è quella della
valutazione del danno sanitario. Non mi soffermo sugli aspetti metodologici, quello che mi interessa è che per arrivare alla definizione dell'impatto, ovvero di quanti sono i casi attribuibili all'esposizione, abbiamo bisogno di quattro elementi. Abbiamo bisogno di conoscere qual è la concentrazione a cui la popolazione è esposta, qual è quindi la variazione di concentrazione, il numero delle persone esposte, i tassi di mortalità e qual è la relazione, quindi la funzione di rischio che rega le concentrazioni ai casi attribuibili. Abbiamo esaminato questa relazione in tre scenari espositivi. Uno scenario prima dell'AIA, quindi relativo al 2010 con una produzione a 8 milioni di tonnellate, uno scenario simulato AIA, quindi lo scenario dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2012 e uno scenario reale osservato in corso di produzione del 2015 a 4,7 milioni di tonnellate. Queste sono l'esposizione e vedete anche le variazioni sia nell'area intera della corte sia nel quartiere Tamburi. Tra i tre scenari vedete che c'è indiscutibilmente una riduzione dell'esposizione della popolazione, meno evidente nel quartiere Tamburi. Questi sono i dati di mortalità che sono appunto quelli ricavati dalla corte, queste sono le funzioni che vengono ritrovate dalla letteratura, quindi vengono da una serie di studi che hanno indagato la relazione tra l'inquinamento e gli effetti sanitari, in particolare il tumore del polmone, e queste sono le stime che noi restituiamo. Abbiamo quindi un numero di casi attribuibili all'esposizione di origine industriale, una frazione attribuibile di popolazione e un tasso, cioè quanti sono i casi attribuibili per 100.000. Questo numero, come vedete, nei tre anni che abbiamo esaminato si riduce anche a Tamburi, dove vedete che la frazione attribuibile di popolazione, cioè la percentuale di morti attribuibile all'esposizione, è superiore a quella che si osserva nell'intera corte. E il tema, arrivando a questo punto, nell'ambito delle autorizzazioni integrate ambientali è: questo numero è un numero che ci tranquillizza, ci dice che l'autorizzazione integrata ambientale è tale da tutelare ancora il rischio per la salute? E questa ha a che fare con una valutazione di accettabilità del rischio che non è di tipo etico, ma è di tipo operativo. Qual è la soglia oltre la quale è necessario incrementare i livelli di tutela nelle autorizzazioni integrate ambientali? Quindi non nelle procedure di sanità pubblica, ma nelle procedure amministrative di autorizzazione. Abbiamo proposto di utilizzare quella che viene utilizzata anche dall'Agenzia Ambientale statunitense. Non mi soffermo sulla stima che viene utilizzata per fare la valutazione dell'accettabilità del rischio. È una stima comunque che considera il rischio cumulativo di sviluppare un tumore del polmone nel corso della vita. E quello che noi abbiamo visto è che sostanzialmente, come avevamo già evidenziato nella valutazione del danno sanitario del 2013, ci sono sicuramente dei margini di miglioramento. Il rischio per tumore del polmone nel quartiere Tamburi rimane elevato anche ai livelli di 1,7 di particolato di PM2 e 5. Questo perché quando noi facciamo una valutazione di questo tipo teniamo dentro, l'abbiamo visto, il background di mortalità della popolazione e sappiamo che non tutti gli interventi dell'autorizzazione integrata ambientale sono stati già realizzati, ad esempio la copertura dei parchi, e quindi quello che noi rileviamo è che ci sono margini per strutturare attualmente delle strategie di ulteriore contenimento delle emissioni su Tamburi e sicuramente sottoporre a una valutazione integrata di impatto ambiente e salute il nuovo piano ambientale con i nuovi limiti autorizzati. In chiusura, questo è l'aggiornamento del quadro epidemiologico dell'area di Taranto che è stato prodotto nell'ambito dell'ultima valutazione del danno sanitario. Questo è il dato di mortalità nel sesso maschile nel periodo 2006-2015. Vedete che per quasi tutte le patologie abbiamo eccessi di rischio rispetto ai valori regionali. Quelle cerchiate sono quelle individuate da Sentieri come a priori associate alla contaminazione ambientale del sito, cioè il tumore del polmone, il mesotelioma della pleura e le malattie respiratorie acute e croniche.
questo è il sesso femminile, sostanzialmente il quadro è identico. L'andamento nel tempo dei tassi di incidenza e di mortalità, in particolare nel sesso maschile, è in riduzione. Non è in riduzione l'andamento della mortalità per apparato cardiocircolatorio nei due sessi, mentre lo è per le malattie respiratorie. Questo è il quadro dell'ospedalizzazione che conferma ancora la criticità sanitaria nel periodo 2006-2017, questo anche nel sesso femminile, si conferma ancora l'eccesso rispetto al dato regionale. I dati di ricoveri invece, i tassi di ricoveri appaiono in riduzione sia per le malattie dell'apparato cardiocircolatorio che per le malattie respiratorie croniche, rimangono comunque superiori alle medie regionali. Un ulteriore elemento di attenzione è legato all'aspetto socio-economico, cioè di specifica fragilità della popolazione esposta. Abbiamo condotto uno studio che ha valutato l'impatto sanitario stratificato per condizione di svantaggio socio-economico e abbiamo evidenziato che sia l'esposizione e conseguentemente il numero di casi attribuibili è più gravoso nelle fasce più fragili della popolazione. Questo ovviamente interpella la nostra capacità di intervenire selettivamente e più efficacemente su queste fasce di popolazione. Dal nostro punto di vista, dal punto di vista della sorveglianza epidemiologica, dell'intervento anche sugli strumenti di sorveglianza sanitaria, garantiamo e ci impegniamo a continuare l'alimentazione degli strumenti che ci hanno consentito fino ad oggi di produrre queste evidenze, quindi registro tumori, registro malformazioni congenite, le cause di morte, la valutazione di danno sanitario e la prosecuzione degli studi epidemiologici anche in relazione con attività di tipo multicentrico nazionale. Grazie.